ancora lo stesso video di poco fa. Vi ho detto che oggi avrei girato due o tre video, tempo permettendo, e quindi sono al secondo video di questa giornata, quindi mi vedete ovviamente conciata come prima. Conciata come prima, cioè poco o nulla, quindi non fate caso, non ve l'ho detto nel video prima, non fate caso a questo look molto, bah, così, senza infamia, senza lode. Ho fatto giusto la base perché sono uscita a fare delle commissioni, delle spese, quindi ho messo pochissimo mascara, ho messo un po' di correttore sul viso, blush e questo rossettino matitone che non mi piace particolarmente, ma si abbinava alla collana, quindi ho detto ma sì, dai, quindi una roba un po' così. E la treccia perché ho lavato i capelli ieri e quando lavo i capelli poi li lego sempre a treccia prima di andare a dormire, in modo che quando li disfo sono belli mossi. Infatti li disferò, insomma, domani vado a letto ancora così, stasera, domani mattina la disfo, in modo che quando vado al lavoro, insomma, li ho belli, prima di tutto in ordine, non, senza nodi e belli mossi. Quindi non la disfora per questo motivo, e però insomma, non è male neanche la treccia così, insomma, una treccina, ecco. E niente, il make-up, sapete, quando sono a casa dal lavoro non mi impegno più di tanto, cerco di rendermi semplicemente presentabile, perché dovendomi truccare sempre, molto, spesso, tutti i giorni, cerco appunto quando sono a casa di riposo di truccarmi il meno possibile, ma proprio per una questione di voglia. E poi veramente dovevo fare una roba al volo stamattina, che sono uscita per fare la spesa, per fare due o tre commissioni, per cui mi sono semplicemente resa presentabile. Se vi interessa vedere qualcosa di più per quanto riguarda la mia attività da makeup artist e vedere i miei trucchi, che vi assicuro sono un po' più decenti di così, vi ricordo di andare a vedere il mio profilo Instagram. Mi trovate come mar.t.na, quindi Martina, ma con due punti e mezzo a seconda delle sillabe, mua, quindi mar.t.na.mua. Non un po' complicato, però insomma. Mi trovate così, anzi, vi faccio vedere un pochettino, un attimino, perché è una cosa nuova questa qua di Instagram e non ho molti seguaci, quindi in realtà se mi voleste seguire mi fate anche un favore e vabbè, lasciate perdere, quindi il nome è questo qui, eccolo qui, e ecco, ho cliccato su una foto. Volevo far vedere un pochettino la panoramica. Vedete, qua è praticamente tutto, tutto make-up. Quindi se vi va comunque di vedere quelli che sono i miei make-up, i miei lavori, tutto quello che riguarda il trucco relativo al mio lavoro, seguitemi su Instagram. Cercherò di essere un po' più attiva anche nelle storie e comunque mi farebbe piacere, mi dareste una mano a crescere anche lì. Nel video di oggi stringiamo, non ho questo cazzo di dono della sintesi, cioè io ci provo tutte le volte, ma è difficile. Però mi rendo conto che è fondamentale, perché comunque non tutti sono predisposti a star lì delle ore davanti a YouTube a guardare video, quindi veniamo noi. Oggi vorrei proporvi una ricettina cosmetica molto 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 semplice, e si tratta di uno scrub sia per il viso che per il corpo. Io in particolare lo uso prevalentemente per il corpo. È una ricetta veramente facile e veloce che potete realizzare in casa in pochissimo tempo, con ingredienti super reperibili e che avete in casa. Stiamo parlando dello scrub al caffè. Vi serve del caffè o dei fondi di caffè, e poi vi spiego la differenza. Olio, qualsiasi olio avete a disposizione in casa. Anche quello d'oliva da cucina va benissimo, io l'ho fatto con quello perché non volevo sprecare quello di mandorle. Sale grosso, ma va bene anche zucchero di canna, zucchero fine, sale fine, quindi qualcosa che vada a appunto avere una consistenza granulosa che vada a scrabbare, oltre all'azione già del caffè. Allora, il prodotto, io l'ho messo in questa, come si dice, in questa confezione che era di una vecchia crema corpo all'olio di oliva che avevo acquistato in Spagna, che tra l'altro avevo scoperto essere anche, no, non è vero, sto dicendo una cagata,
letto da qualche parte che era bio. No. Vabbè. Comunque io l'ho messo in questo vecchio appunto contenitore che era il contenitore di una crema corpo all'olio di oliva che avevo acquistato in Spagna perché avevamo fatto un weekend ancora un po' di anni fa e ci eravamo un po' scottati, quindi avevo bisogno di qualcosa al volo che avevo preso in un negozietto così a caso da mettersi sul corpo per idratare perché eravamo foghetti, come si dice. Quindi ho riutilizzato un vecchio contenitore. Io vado a farla direttamente qua dentro, quindi non vado a usare altri contenitori, ma sporco soltanto questo, quindi vado a fare mix direttamente qua dentro. Questo lo utilizzo sotto la doccia, quindi l'ho creato perché volevo un qualcosa, uno scrub corpo che avesse delle proprietà che andassero ad agire sulle cosce, in particolare sulla cellulite. Volevo qualcosa che fosse idratante, scrubbante, elasticizzante. Senza dilungarci nelle varie proprietà di caffè, di olio, e di sale, sono tutti ingredienti che fanno al caso nostro. Quindi praticamente ho preso un po' di caffè, l'ho versato direttamente qua dentro, quindi caffè, polvere di caffè, e questa in realtà è la seconda volta che lo rifaccio e qua ho usato i fondi di caffè. La differenza dove sta? Che se usate i fondi si conserva un pochettino per meno tempo. Perché nei fondi di caffè la polvere del caffè è già venuta a contatto con l'acqua, quindi tende a irrancidirsi più facilmente. Ve ne accorgete perché se lo dorate puzza, mentre per ora il mio ha ancora un buonissimo odore, che è un mix di caffè e di prevalentemente caffè. Caffè è un po' d'olio, ma si sente molto l'odore del caffè, quindi abbastanza dolce ma intenso. Dicevo, se utilizzate i fondi sono stati già bagnati con l'acqua, sono già venuti a contatto con l'acqua, quindi tendono a, tra virgolette, marcire prima, diciamo così. Quindi si conserva per meno tempo, quindi dovete stare attenti a questa cosa. Se invece utilizzate il caffè polvere non ancora utilizzato, quindi la polvere proprio del caffè, vi dura molto più a lungo. Io la prima volta l'ho fatto così. La seconda volta ho voluto provare con i fondi perché comunque mi scocciava anche sprecare del caffè, che io bevo, diciamo, per questa cosa. Ho detto già che ho i fondi, avevo lì due moche, con dentro il caffè, ho detto utilizziamo quello. Quindi questa versione è quella con i fondi. E devo dire che io non noto nessunissima differenza a livello di utilizzo, e di risultati. Per ora anche questo con i fondi mi sta durando, sarà già una settimana che l'ho fatto. Ancora qualche giorno e poi sarà da buttare, credo, perché non credo duri molto di più. Vedremo, ecco. Comunque dicevo, o versate il caffè o i vostri fondi di caffè e poi cosa fate? Aggiungete un po' di sale grosso e io cosa ho fatto? Poi questo dipende tutto da quello che avete voi in casa. Io avevo sia il sale grosso che il sale fine. Per cui ho utilizzato sia uno che l'altro per avere due tipi di dimensioni diverse di granule e quindi ad andare ad agire in maniera più intensa e da più fronti, diciamo, sia col granulo bello spesso del sale grosso, sia con quello un pochettino più fine di quello fino e sia ancora più fine ancora con la polvere del caffè. Quindi diciamo tre dimensioni diverse all'interno di un unico prodotto che va poi amalgamato con l'olio. Quindi una volta che fate il vostro mix, ovviamente la percentuale maggiore deve essere di caffè, perché comunque l'ingrediente principale deve essere quello. Tra l'altro molto simile come scrub a quelli in commercio, cioè nel senso non mi ricordo di chi era il video che avevo visto, che facevano vedere, mi sembra lo scrub, forse di Organic Shop, se non sbaglio, non vorrei dirvi una cavolata, però uno scrub al caffè in commercio, la cui consistenza, il cui aspetto dal video almeno mi sembravano identici a questo fatto in casa. Quindi diciamo che non andrei mai a spendere dei soldi per un prodotto così che so che mi posso fare in casa, perché guardando gli ingredienti, mi diceva la ragazza che ne parlava, era veramente veramente molto semplice, qualcosa che si poteva riprodurre molto facilmente. Quindi caffè,
amalgamate con appunto il sale grosso e nel mio caso anche il sale fino, è stata una mia scelta, ma potete farlo solo o con uno o con l'altro, a seconda di cosa avete in casa, anche se credo che siano due di quegli ingredienti che bene o male abbiamo tutti quanti. E poi ho aggiunto olio d'oliva quanto basta. Quanto basta cosa vuol dire? Che non deve essere troppo, perché deve amalgamarsi bene con gli altri ingredienti per far sì che non sia troppo liquido e che non vada neanche troppo a ungere la pelle. Per esempio, il mio moroso non sopporta gli oli sulla pelle, quindi, per esempio, lui questo già fa fatica a utilizzarlo perché per lui dice che è troppo unto. Non capisce che la sensazione di unto poi lavandosi va via e che in realtà lascia la pelle molto morbida e molto liscia. Ma è un uomo, cosa vuoi che capisca? Tra l'altro, nella stanza accanto, quindi ho passato il tono mentre lo dicevo perché non si sa mai che magari viene di qua e dice: non è vero. Comunque, dovete metterne poco per volta in modo da non esagerare, anche perché tende a sedimentarsi. Infatti, quando voi il prodotto lo lasciate lì, tendono a separarsi i composti. Adesso non so se riuscirò a farvi vedere, ma qua abbiamo un po' di olio e quindi quando lo vado ad utilizzare lo devo un po' rimischiare per far sì che le componenti, i vari ingredienti siano belle amalgamate e belle mischiate. Quindi vi consiglio di non metterne troppo. Di lavorarlo, di mescolarlo con un cucchiaino, con un bastoncino, con il dito, con quello che vi pare, finché viene la consistenza che più desiderate. Se la desiderate un po' più liquida, cosa che però vi sconsiglio perché fate anche fatica poi a lavorarla, cioè nel senso vi scivola subito via e non avete il tempo quasi materiale di andare proprio a fare il bel lavoro di scrub sulle vostre gambe, quindi oppure appunto un po' più densa e io la preferisco, una giusta via di mezzo. Mi è capitato anche di riabboccarlo, quindi una volta magari che sono arrivata a questo livello, quindi quasi alla fine, c'ho il fondo del caffè, lo riabbocco, capito? Quindi il primo l'avevo fatto puro, polvere di caffè, con questi ingredienti che vi ho detto, stop. Mi è durato un bel po', devo dire, non tantissimo, cioè comunque cercavo di, ogni volta che facevo la doccia lo utilizzavo in modo da finirlo, perché è comunque un prodotto naturale senza conservanti, quindi è vero che l'olio d'oliva un pochettino già conserva, però insomma va consumato, ecco, non si può lasciar lì dei secoli. E l'avevo appunto riabboccato, quindi con dei fondi, quindi avevo fatto un mix tra caffè, polvere e fondo di caffè, e la terza volta, che è questa, ho usato semplicemente i fondi di caffè, aggiungendo sempre ingredienti quanto basta, quindi sia a seconda di come vi piace, fate un po' di tentativi, poi vedete voi, magari vi piace di più sentire il sale grosso, quindi la volta dopo che lo fate aggiungete magari un po' più di sale grosso perché vi piace sentire il granulo spesso, piuttosto che invece vedete che non vi piace, ma non, sì, ma non troppo, perché comunque poi mi cade nella doccia, me lo sento sotto i piedi, mi dà fastidio per dire, quindi metto sale, ma non tantissimo di quello grosso. Quindi faccio i miei mix, ed è sempre una cosa molto personale in questo caso, che è il bello e il brutto in realtà di farsi questi piccoli prodottini cosmetici fatti in casa da soli, perché potete comunque creare delle piccole modifiche a seconda dei vostri gusti, del vostro bisogno, sì, del vostro piacimento. Io la trovo comunque una cosa bella, ecco, a me piace l'idea di potermi fare in casa qualcosa che faccia bene alla mia persona, ecco. Eh sì, cioè sono un po' pigra io di mio, però veramente questo ci si mette un attimo, quindi veramente siete lì che dovete lavare i piatti, avete lì la moka, 2 secondi mettete, al posto che sbatterlo in pattumiera lo sbattete qua dentro, veramente 2 secondi, olio, sale e il gioco è fatto, ve lo mettete lì nella doccia e via. Quindi io ripeto, non sono una spignattatrice esperta né fissa, cioè non lo farei anche perché comunque ci vuole del tempo, ci vuole della dedizione per fare delle cose serie, intendo, cioè non mi metterei mai a fare una crema viso, per esempio, perché so che poi servono dei conservanti, servono tutta una serie di ingredienti che prima di tutto non sono di facile reperibilità, ma bisogna acquistarli in siti specifici. E mi era venuta una mezza idea una volta di mettermi a fare delle cose del genere, ma poi dentro di me mi dicevo: aspetta, perché poi rischi che compri tutti gli ingredienti,
non sei magari in grado di farlo bene, fai un pasticcio, li compri materie prime che magari hanno anche delle grandi quantità di prodotto, ti rimangono lì che non sai come utilizzarle e non ne vale la pena perché ci sono talmente tanti prodotti in commercio che costano poco che fai prima a comprare quelli. E a me piace comprare prodotti già fatti. Quindi quello che so che posso farmi in casa, che fa bene, che è naturale, che ha ingredienti veramente semplici che possiamo trovare nella nostra cucina, allora sì, mi piace, sperimento, ci sta, come il tonico che vi ho fatto vedere, se non avete visto quel video, è una piccola ricettina semplicissima, anche quella per un tonico fatto in casa, ve la lascio qui nelle schede o sotto nell'info box, insomma da qualche parte la trovate. Anche in quel caso, ingredienti super semplici che potevo trovare in casa, che non vuol dire che dobbiamo metterci tutti a fare le robe fatte in casa, perché a me piacciono moltissimo anche quelle che acquisto e ne acquisto in continuazione. Dopo di questo video ne girerò uno con altri acquisti e quindi non è che mi tiro indietro da quel punto di vista, non è che se faccio queste piccole cose in casa vuol dire che non acquisto più cose perché non sono buone, no, anzi, però è un modo per, prima di tutto, per mettersi in gioco, per provare a sperimentare, a fare qualcosa di proprio, per utilizzare veramente delle cose molto semplici che può comunque saperlo fare, cioè sapere che si può fare, ci può tornare utile nel momento in cui abbiamo finito qualcosa. A me non capiterà mai, avrò le scorte, però può essere che magari finiamo il nostro tonico, finiamo il nostro scrub corpo, abbiamo bisogno di un prodotto così al volo e non ce l'abbiamo in casa, tac, sappiamo che possiamo farlo noi con ingredienti ottimi. E niente, quindi questo era tutto, io spero che vi sia stato utile. Se decidete di provare a realizzare questo scrub, fatemelo sapere. Ah, una cosa importante che non vi ho detto, io lo utilizzo anche sul viso, non spesso perché comunque non amo gli scrub viso, non è un gesto della mia routine quotidiana che faccio spesso, però lo faccio, magari lo faccio una volta a settimana. E alterno quelli che ho aperto, diciamo già fatti, a questo che ho fatto io. Devo dire che anche sul viso mi è piaciuto molto, mi ha lasciato la pelle molto liscia, molto setosa. Mi è piaciuto, quindi anche sul viso potete utilizzarlo. Come lo uso? Non l'ho detto, ma vabbè, mi sembra scontato, però vabbè. Io dicevo, ce l'ho proprio in doccia, quindi faccio la mia doccia, mi lavo i capelli, metto la maschera, faccio le mie robe, prendo un pochettino di questo prodotto. Attenzione, cercate di prenderlo il più possibile con le mani asciutte, perché se utilizzate le mani bagnate e fate andare molta acqua all'interno, va allo stesso principio che vi dicevo prima per quanto riguarda i fondi. Quindi l'acqua potrebbe fare irrancidire prima il prodotto, quindi fate attenzione. È ovvio, siete in doccia, avete le mani bagnate. Non succede nulla, io vi ripeto, il mio è intatto comunque da una settimana e più e non è successo nulla anche se ci ho messo le mani bagnate. Però è una segnalazione che devo farvi in modo che se vedete che inizia a cambiare un pochettino il prodotto potete sapere il perché. Quindi prelevo una piccola quantità e vado a stenderlo con movimenti circolari sulle mie cosce. Potete partire dal fondo delle gambe, quindi dalle caviglie, salendo. Io mi concentro invece dal ginocchio in su e un pochettino anche sulla zona della pancia, quindi cosce, glutei, fianchi, tutta la parte dal ginocchio salendo con movimenti circolari. Ovviamente sporcate la doccia, questo è poco ma sicuro, ma con lo spruzzino poi andate a lavare e molto semplicemente viene via, cioè non è una roba sporcata un pochettino, sì, è ovvio, è caffè, però nulla di che. Quindi insomma, a me non disturba come cosa, poi veramente con lo spruzzino in 448 faccio scivolare tutto via verso il buco e se ne va, ciao. L'unica cosa che ovviamente lo faccio prima di lavarmi, quindi prima faccio questo e poi prendo il mio detergente e vado a insaponarmi il corpo, tutto il corpo, per andare a rimuovere anche i residui del prodotto che magari mi è rimasto addosso, sia di olio che di granuli di caffè. A me viene via molto facilmente, non mi dà assolutamente nessun tipo di fastidio, anzi, e mi trovo benissimo. La stessa cosa ovviamente sul viso, quindi vado a passarlo sul viso, in quel caso inumidisco un pochettino il viso prima, passo questo scrub e poi vado a detergere il viso con il detergente preferito.
E niente, questo è tutto, io spero di esservi stata utile e niente, se farò altre ricettine, non ne ho in programma chissà quante, ho in programma un'altra ricettina sul tonico perché sapete che è uno dei prodotti cosmetici che mi piacciono di più, quindi ho in mente una ricettina di tonico all'acqua di riso che mi incuriosisce parecchio, sono curiosa proprio di provarla, quindi... cos'è? Ah, e un'acqua floreale. Pensavo, visto che ho un po' di rose nel giardino, di tentare di fare anche un'acqua di rose proprio fatta in casa, un idrolato. Però vediamo, ecco, ci cimentiamo in queste cose poco per volta, perché prima di tutto il tempo, e seconda cosa, anche lì, conservanti, magari ci metto tutta la giornata a star lì a fare questa cosa e poi ho un prodotto che davvero mi dura molto poco e devo procurarmi più che altro dei conservanti. Quindi se riesco a scovare una ricettina o un qualcosa di molto semplice, che non abbia bisogno di conservanti, che non ho in casa, o di altri ingredienti tipo glicerina, queste cose qui che io appunto non ho, ma che sia molto semplice, sempre con cose fatte in casa, vediamo, magari ve le propongo. Ah, una cosa sempre che non vi ho detto, all'interno potete anche mettere qualche goccia del vostro olio essenziale preferito per dare sia la profumazione che vi piace di più, sia magari unire delle caratteristiche che questi oli essenziali hanno. Come profumazione, se volete dare un tocco in più a livello di profumazione, vi consiglio quello dei fiori d'arancio, perché insieme al caffè ci sta. E io l'ho fatto non in questa versione, ma l'accoppiata fiori d'arancio e caffè a me era piaciuta molto. I fiori d'arancio hanno proprietà più che altro illuminanti, niente legato diciamo alla parte cellulite, ecco, o cosce, gambe. Da quel punto di vista potreste mettere rosmarino, potreste mettere... Non lo so, adesso non mi ricordo tutte le proprietà di tutti gli oli essenziali, perché anche quello è un argomento molto complicato, molto complesso, ma molto interessante che sicuramente andremo a trattare, perché mi piace tantissimo questa cosa degli oli essenziali, ma anche io voglio documentarmi bene e voglio capire come usarli, per cosa, eccetera, eccetera. Quindi poi ve ne parlerò in futuro, però se li avete in casa e sapete che le proprietà che hanno vanno bene per voi o vi piace l'odore, va benissimo insomma di inserirle all'interno. Ricordatevi che gli oli essenziali hanno sempre bisogno di un vettore per essere applicati sul corpo, quindi questo è un ottimo vettore, diciamo. E niente, questo è tutto. Io spero appunto di esservi stata utile. Alla prossima, un bacione. Ciao ciao.